FeiTV, TV di comunità. Cosa pensi della raccolta differenziata e come pensi che sia gestita? Allora, credo che sia qualcosa da fare in tutte le case, sicuramente qualcosa per l'ambiente di positivo e qualcosa sia per il riciclaggio che si può riutilizzare. A seconda dei territori ho notato il fatto che comunque ci sono luoghi in cui viene fatta in maniera più precisa, più accurata, e luoghi in cui viene più trascurata, e soprattutto i cittadini si rendono conto di quello che è. Differenziamo. Al 100%. Al 100%. A casa differenziamo ovviamente tutti i giorni e cerco di stare attento ovviamente anche nel separare i piccoli pezzi, quando c'è il cartone del latte si toglie il tappo di plastica, cose così insomma. Anche grazie all'informazione video scolastica sono riuscita ad avere le nozioni base per riuscire, sia me e la mia famiglia, a portarla avanti in privato, in piccolo. Quello che riguarda mia famiglia la svolgo quotidianamente con accuratezza e attenzione. Da noi in centro storico viene gestita porta a porta, per cui uno conferisce giù in mezzo alla strada un sacchetto di colore diverso a seconda del giorno della settimana. Quindi io mi immagino la signora di 79 anni che abita al terzo piano senza ascensore in centro storico e il 4 di febbraio, il lunedì deve scendere per portare l'indifferenziata, il martedì deve scendere per portare la carta, il mercoledì per portare l'umido e il giovedì per portare la plastica. Quando quella è rientrata magari a pranzo e non esce più perché ha 79 anni. Però la porta a porta è la soluzione, perché mettere semplicemente in strada i cassonetti di raccolta differenziata, basta anche una busta dell'umido nella plastica che inquina tutta la frazione. Non pensare che quella differenziata si risolva. La differenziata serve a rallentare, ma non risolve il problema. Come la faccio e me la faccio quando, però è non produrre rifiuti, soprattutto in plastica e in materiali che non si può. Quindi va bene la differenziata, ma è un palliativo. Secondo me bisognerebbe imparare un po' più ai grandi, perché i piccoli imparano bene, ma sono i grandi che sono quelli un pochino più resti ancora abituati alla vecchia indifferenziata. Quindi. Che tra un po' saremo sommersi dai rifiuti e quindi è bene forse anche per l'ambiente rispettare la differenziata. Perché bisogna differenziare per la sopravvivenza del pianeta, soprattutto per quel motivo lì, se ci teniamo al nostro futuro bisogna differenziare. È illegale aprire discariche indifferenziate, l'Italia paga ammende enormi alla comunità europea perché continuiamo a aprirle, quindi non può essere più il futuro, dobbiamo cercare un'alternativa. L'alternativa è nel trarre dai rifiuti una risorsa.